Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant'Antonio, il protettore dei contadini e degli animali, indispensabili per il lavoro agricolo del passato. Un rito, quello della benedizione degli amici a quattro zampe, che si rinnova da secoli, sempre con grande partecipazione. Così è accaduto domenica, anche quest'anno, in molti luoghi della provincia di Lucca. Tradizioni che restano e si rinnovano, perché se nel passato si benediva il bestiame, i bovini e i suini, i protagonisti moderni di questa festa sono gli animali domestici di ogni genere. Molto partecipata la manifestazione organizzata dall'Arca della Valle nel comune di Barga, a San Pietro in Campo, dove in molti si sono ritrovati per far benedire l'amico a quattro zampe. Stamattina, grazie all'associazione Arca della Valle, ci troviamo qua in San Pietro in Campo in collaborazione con il Comitato Paesano per questa mattinata, che è una mattinata in parte ovviamente religiosa, perché c'è la messa, c'è la benedizione degli animali, ma è anche un momento per ritrovarci con le associazioni, ritrovarci tutti insieme con i nostri appunto piccoli animali. Emozionante anche la cerimonia che si è tenuta in Alta Garfagnana a Corfino, nel comune di Villa Collemandina, dove tantissimi i cavalli e non solo sono arrivati nel centro storico per ricevere la benedizione dal parroco Don Dini. Perché un tempo il parroco partiva e andava a tutti gli ovili, alle stalle delle vacche, cavalli, tutta la giornata era impegnato coi bimbetti ad andare a benedire famiglia per famiglia di chi aveva gli animali. Adesso invece si è trasformata un po', perché quelli che sono rimasti le portano qui. Leggenda vuole che la notte del 17 gennaio gli animali abbiano facoltà di parola. Nel passato, dopo il calare del sole, i contadini si tenevano lontani dalle stalle, perché udire gli animali conversare era segno di cattivo auspicio.